E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche oggi ragazzi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite e tutte le scoperte fatte nella patch 15.20. Un sacco di roba nuova ragazzi, arrivano delle nuove skin, abbiamo visto la nuova navicella, nuovi portali, il Predator, le armi, insomma i tornei, tantissime informazioni. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator, Xyuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che tratta proprio degli aggiornamenti che hanno fatto nella patch 15.20, i bug fix in poche parole. Innanzitutto il Flip Reset Lobby Track è stato riportato per tutti, quindi abbiamo nuovamente la musica di background. Abbiamo sistemato anche la skin Mission che aveva dei problemi e anche il deltaplano dell'ultimo bundle che dava anche quello dei problemi grafici. Tutto ok. Sistemato anche il problema delle barre del gold, quindi i lingotti d'oro, che adesso finalmente tornano ad essere corretti in tutte le partite, e altri bug minori dedicati al salva al mondo ed alcune piccolezze del Battle Royale. Quindi GG per Epic Games, che effettivamente ha mantenuto le promesse che aveva appunto fatto per la patch. Ma andiamo avanti, parliamo delle prime cose realmente interessanti che sono dedicate a Predator, alla skin di Predator e alla storyline che va ad intrecciarsi con quella di Predator. Innanzitutto, se andiamo nel nostro nella nostra pre-lobby, nelle impostazioni, vediamo che sono diventate disponibili 3 ricompense di quelle che erano poco tempo fa ancora oscurate, e le 3 nuove quest sono Parla con Manzo Boss, Rimedio e Manichino, semplicissima, Trova la capsula misteriosa, e adesso vi faccio vedere dov'è se ancora non lo avete visto, e Ottieni Medikit. Otterrete 3 regali, uno stendardo, un adesivo e uno spray, tutti e 3 dedicati a Predator. La novità ovviamente arriva anche a Fortezza Furtiva, quindi quella foresta che state vedendo in questo momento nell'immagine, quella recintata. La X segna esattamente il punto della navicella spaziale da andare a visitare. È una navicella davvero molto curiosa, molto particolare, la stiamo vedendo in questo momento, e devo dire che porta un attimino quella roba lì che mancava su Fortnite, un attimino di quella hype che dici porco Giuda, è arrivata un'altra navicella spaziale. È ovviamente una navicella che potrebbe essere tranquillamente associata a Predator. Per chi non lo sapesse ragazzi, Predator è ovviamente un mostro, diciamo, viene proprio preso dal film, e già avevamo parlato di questa skin in arrivo perché tanti erano gli elementi che venivano fatti vedere appunto nella foresta, quindi le cose distrutte, alcuni simboli richiamavano molto ragazzi la trama del film originale. Tra l'altro abbiamo anche delle informazioni che dicono il predatore è già nell'isola, lo possiamo sentire, alcuni file audio, alcuni effetti del predatore se rimaniamo nelle zone di Stealthy Stronghold ragazzi, quindi della foresta. Non abbiamo ovviamente ancora la possibilità di vederlo in game, ma delle fonti dicono che prima di ottenerlo, e potrebbe essere una skin regalata appunto nella serie di regali che ci verranno dati, lo vedremo come NPC, quindi ragazzi come personaggio interagibile nella mappa. Abbiamo anche delle novità perché stanno per arrivare 2 nuovi portali ragazzi. Il primo, che è quello che stiamo vedendo in questa immagine, apparirà vicino a Foschi Fumaioli. Questa è la parte della centrale elettrica un pochettino più esterna di Foschi, mentre il secondo apparirà proprio vicino alla Fortezza Furtiva. Quindi è lecito pensare che questo potrebbe essere un portale dedicato al Predator, mentre l'altro in realtà non lo sappiamo. Abbiamo però qualche informazione, poche cose che dicono 2 nuovi portali sono stati aggiunti ai file. Il primo si chiama Portal Nightmare, ed è proprio quello dedicato al
Predator, mentre il secondo si chiama Portal Typhoon e non abbiamo assolutamente idea di che cosa voglia dire. Anzi, se qualcuno di voi avesse un'idea di cosa possa essere il Typhoon, lo scriva pure qua sotto nei commenti, perché sappiamo anche che nei regali, anzitutto ci sono dei concept della skin di Predator, li stiamo vedendo in questo momento, non è ovviamente nulla di ufficiale, quello che vi sto facendo vedere sono appunto semplicemente dei concept per cercare di farsi un pochettino un'idea, ma sappiamo, detto dai data miner, che molto probabilmente, oltre ad essere gratuita la skin di Predator e quindi ad essere uno dei regali, potrebbero essere altri due i cacciatori che stanno per arrivare, e questo lo sappiamo perché nella patch 15.20 ci sono ancora tre pacchetti criptati. Il primo è quello della skin di Predator, gli altri due sappiamo che sono dei bundle, ma non sappiamo di che bundle si tratti. Quindi ragazzi, tanta tanta roba. E andiamo avanti perché oggi è una giornata davvero interessante per tutti voi che potete giocare, che vogliamo, tutti noi che vogliamo giocare una nuova modalità. Oggi alle ore 18 c'è il torneo di Greg. In poche parole, festeggiamo l'arrivo della nuova skin delle Icon Series giocando nella modalità The Floor is Lava. L'avevamo già vista qualche season fa, addirittura nel capitolo 1, se dovessimo essere precisi, azzardo a dire season 8, ma non me lo ricordo con precisione. Alle ore 18 oggi si giocherà in squad, mentre domani, molto probabilmente alla stessa ora, si giocherà in solo. Tra l'altro, se voi siete nella lobby di Fortnite e guardate dietro a Corso Commercio, lo potete vedere anche nel bus della battaglia, vedrete che c'è questo nuovo vulcano che è apparso appunto con la patch 15.20. È un chiaro riferimento ovviamente alla modalità The Floor is Lava, alla skin di Greg, e ci sono appunto anche delle indiscrezioni che potrebbero essere quelle di come diventerà la mappa in questa modalità. Questa immagine è davvero molto bella perché, per chi non lo sapesse, la modalità di torneo di The Floor is Lava consiste proprio in una lava che sale lentamente, quindi bisogna cercare di non toccare il pavimento per evitare appunto di essere uccisi dalla lava. E questa è un'altra immagine che non sappiamo se sia ufficiale oppure no, ma che andava a far vedere appunto tutta la mappa piena di lava. Tra l'altro stiamo vedendo velocemente anche la skin di Greg, che vi ricordo arriverà con un set completo. Ci sarà un piccone, ci saranno le Bolts of Power, quindi le tre pallette che diventeranno il backpack, e anche il Controller Crew, quindi un balletto, un emote dedicata. Insomma ragazzi, tanta roba per ottenere questa nuova skin delle Icon Series. E andiamo avanti perché si parla anche di Next Gen Starter Pack. Next Gen ovviamente ci riferiamo alla Xbox Series X e alla PS5. The Dark Ruby, che sarà una nuova skin, è probabilmente lo starter pack per la Next Gen. Quindi per tutti quelli che hanno appunto queste due console, sembrerebbe che ci sia la possibilità di ottenere questo nuovo pack. Ruby in realtà la conosciamo come skin e l'abbiamo appunto già avuta nello shop forse anche più di una volta, e la particolarità è che ci sono anche il Blackout Bag, quindi il suo backpack, lo Sky Shadow che è il deltaplano, e lo Shadow Slicer che è il piccone, tutto in versione rigorosamente nera, e che sarà appunto un'esclusiva per gli amici di PS5 e di Xbox Series X. Insomma ragazzi, io anche per oggi tutte le news ve le ho dette, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali, lasciate un commentino e noi ci vediamo proprio adesso in live su Twitch. Ciao!